In questo spazio possiamo vedere un po' tre fasi del processo: gli alberi ancora in piedi, poi la deforestazione, quando tagliano gli alberi, e qui dietro di me vedete già il campo di sorgo. La fase successiva sarebbe, dopo il sorgo, piantare la soia. Tutto questo terreno diventerà coltivazione di soia per l'esportazione. Una volta che qui saranno tutte coltivazioni di soia, si inizierà anche con dei piccoli aerei a spargere su tutta questa regione degli agrotossici, prodotti chimici che poi, con l'azione del vento o attraverso le piogge, attraverso le falde acquifere, arriveranno nelle comunità indigene che sono qui vicine. Là dove vedete quella collina, già è una comunità indigena. Quindi i nostri fratelli e le nostre sorelle indigene saranno direttamente colpiti dall'azione della coltivazione della soia con gli agrotossici. Dal punto di vista della prospettiva occidentale, se lo sviluppo è solo lo sviluppo economico, gli indigeni non dovrebbero più esistere, perché nelle loro terre si produce poco dal punto di vista della produttività e del lucro. Dal punto di vista della vita umana, io credo che lo stile di vita loro fa da contrappunto, è proprio l'opposto di quello che è uno sviluppo economico sfrenato. È un po' nella linea anche di Papa Francesco, no? Ascoltare i popoli che stiamo servendo. Perché questo? Perché loro hanno molto da insegnarci. Forse quando siamo arrivati come colonizzatori avevamo un'altra visione di mondo. In questo momento, in questo secolo, negli ultimi anni, lo sviluppo economico sembra che sia solo quello che conta. A volte anche a scapito delle vite umane. Purtroppo, in questo contesto, delle vite dei popoli indigeni.